colpito dallo sguardo profondo e buono che colpisce immediatamente, anche solo osservando lo stendardo posto al centro della facciata di San Pietro, le tante immagini che i 2500 pellegrini ambrosiani portano con loro, gli striscioni mostrati con orgoglio, l'entusiasmo contagioso raccontano, prima ancora dell'inizio della celebrazione eucaristica, con il rito della canonizzazione, la fama di santità che circonda Giovanni Battista Montini. Nell'immensa piazza abbracciata dal porticato del Bernini, cuore della cristianità, è un incrociarsi fin dalla prima mattina di etnie, vesti tradizionali, lingue, colori e bandiere. Infatti, sette nuovi santi, tra cui appunto Paolo VI, provengono da diverse parti del mondo e così è anche per le migliaia e migliaia di fedeli, giunti anche da lontanissimo. Oltre al bresciano di nascita Montini, ci sono il martire Oscar Arnulfo Romero Galdames, arcivescovo di San Salvador, trucidato sull'altare il 24 marzo 1980 mentre celebrava messa, il sacerdote Francesco Spinelli, originario di Milano, fondatore dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, il sacerdote Francesco Romano, la tedesca Maria Caterina Kasper, e poi ancora Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù Mark Mesa, e infine un laico, l'abruzzese Nunzio Sulprizio, morto a soli 19 anni, dopo una vita breve e dolorosa. Alle 10:15 in punto entra in processione il Papa che presiede l'Eucarestia. Più di 100 cardinali, 300 vescovi e arcivescovi che concelebrano, tra cui Monsignor Mario Delpini come pastore ambrosiano e metropolita della regione ecclesiastica lombarda. 3.000 i sacerdoti, anch'essi concelebranti. Moltissime le autorità, tra cui la regina madre di Spagna, Sofia, accanto ai presidenti delle repubbliche di El Salvador, Cile, Panama e al presidente Sergio Mattarella, tanti sindaci e rappresentanti delle istituzioni sul territorio. Le letture liturgiche proposte in diverse lingue e il Vangelo introducono l'omelia del Papa, che indossa la stola, l'anello, la croce pettorale, il pallio, conservato in Duomo perché donato alla cattedrale dal segretario di Montini, Monsignor Macchi, e la croce pastorale di Paolo VI. Sulle figure dei nuovi santi e dalla testimonianza credibile e affidabile da loro donata si sofferma la riflessione del Santo Padre. I santi hanno percorso questo cammino. L'ha fatto Paolo VI sull'esempio dell'Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo all'incomprensione, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. Una bella lezione anche per l'oggi. Tutti noi come Chiesa in cammino, siamo una Chiesa che soltanto predica buoni precetti o una Chiesa sposa che per il suo Signore si lancia nell'amore? Lo seguiamo davvero o ritorniamo sui passi del mondo come quel tale? Insomma, ci basta Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore, lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non più adeguate all'annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci legano al mondo. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. Si cerca la gioia in qualche piacere passeggero. Ci si rinchiude nel chiacchiericcio sterile. Ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza del rimanere incompiuti. Che fare allora?
seguire la strada già percorsa dai santi. Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore, lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non più adeguate all'annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci legano al mondo. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. E infine, come sempre, è un tripudio di gioia. Dalla Brianza, Vedugio. Avete conosciuto Paolo VI come arcivescovo? A Milano e poi come Papa, che mi ha fatto una grande dedica al matrimonio con la mia signora. E la tenete sempre questa? Sempre, in grande ricordo. Da dove venite? Da Perù, Lima. Perché qui in Piazza San Pietro per Paolo VI? Eh sì, certo, sì, sì, avevamo sentito. Parlo in spagnolo o in italiano? Sì, è per quello, grazie alla banda che siamo del gruppo missionario di Varese, quindi siamo venuti per Paolo VI, sì. Due o tre giorni prima che partisse per Roma, praticamente ha fatto visita al collegio dove eravamo e ha lasciato addirittura una Madonnina che l'ho vinta addirittura per estrazioni. E ce l'ha ancora? Sì, sì. Esatto, sì, proprio. Facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli, solo per te, Montignale. La 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 la